Oggi siamo gli unici in Italia a ricordare i 60 anni dalla morte di Ernesto Buonaiuti, questo grande personaggio, questa figura profetica del cattolicesimo del secolo scorso, che è stato allontanato dalla Chiesa, scomunicato e che noi riteniamo uno dei nostri maestri. E lo facciamo a maggior ragione perché in questo momento in Italia ci sono troppi santi, troppe commemorazioni, ci sono manipolazioni anche di figure profetiche che vengono usate anche dagli ambienti ecclesiastici a senso unico, come possono essere, non so, la Pira, anche Don Milani, Padre Turoldo, nascondendone il messaggio originale e autentico. E nei confronti di Buonaiuti, che è morto fuori, diciamo, secondo la logica ecclesiastica della comunità, della comunione ecclesiale, c'è la damnatio memoriae, cioè è condannato anche in morte. Noi ci troviamo oggi a Bologna con i maggiori rappresentanti e studiosi di Buonaiuti per riscoprirne la figura e per iniziare da qui un percorso per ripresentare nel mondo cattolico italiano questo personaggio che tanto ha fatto nel depositare i semi che saranno poi raccolti in seguito dal Concilio Ecumenico Vaticano II. Don Lorenzo Bedeschi è il presidente della Fondazione Romolo Murri ed il maggior studioso italiano del modernismo ed Ernesto Buonaiuti. Gli chiediamo qual è l'eredità principale che Buonaiuti ci consegna e valida ancora oggi. L'eredità. Con questi tempi in cui i segni si cancellano facilmente, l'eredità resta soltanto a delle anime privilegiatissime. Privilegiatissime come siete voi, che lo ricordate 60 anni fa, quando morì il 20 aprile 1946, Sabato Santo. Ed è un segnale che sia morto proprio il Sabato Santo, il sabato che ci segnalava la risurrezione di Gesù. La sua eredità è entrata nelle fibre più intime e segrete della comunità dei credenti. Ha insegnato in anticipo e ha preparato i tempi a qualche cosa di più aperto dell'esperienza di fede, è riuscito a far capire in anticipo a diversi, anche di noi, che l'esperienza di fede è più pneumatica che giuridica, che vale più il diritto, il Vangelo che il diritto canonico, che vale più il contatto intimo con Cristo che il legame esterno con un'autorità la quale può essere indifferente a certi aspetti e esigenze del tempo. È stato un avventuriero nel senso migliore della parola, Buonaiuti, e ha avuto una lealtà con se stesso perché era leale col suo Cristo cui credeva fino all'ultimo momento, quando gli è venuto meno il cuore, ma sapeva, ed era un cuore di prete romano. Possiamo quindi considerarlo uno dei nostri maestri, noi che siamo i cattolici che hanno creduto e credono nel Concilio Vaticano II. Non possiamo, dobbiamo. Roma non sapeva quel che voi sapevate, o catacombe, avrebbe potuto dire Pascoli, in quel bellissimo poemetto in Oriente, dove commemora quel semplice servo che credeva in Cristo e parlava del Vangelo di Dio, mentre a Roma si pensava a ben altro. Ernesto Buonaiuti è uno dei protagonisti della crisi modernista dell'inizio del secolo scorso in Italia. La crisi modernista ebbe una dimensione
di carattere europeo, perché ci furono modernisti in Inghilterra, un gesuita di nome Tyrell, ci furono modernisti in Francia, un studioso della Bibbia come Alfred Loisy, e ci furono modernisti in Italia. In Italia la figura certamente più eminente, più importante, è quella di Ernesto Buonaiuti. Ernesto Buonaiuti è un romano di strada ripetta, come diceva lui, per caratterizzare la sua romanità. Studia nel seminario romano, diventa sacerdote e poi viene incaricato di insegnamento di storia e di filosofia nei seminari romani. Però già comincia a scrivere, si manifesta presto con le sue idee e con i suoi punti di vista su alcuni problemi che allora venivano molto dibattuti, che erano i problemi dei percorsi che bisognava svolgere per affrontare il problema di un rinnovamento e di una riforma del mondo cattolico. Cosa significava questo in campo filosofico, in campo teologico e soprattutto in campo di interpretazione biblica? Tutto questo provoca una preoccupazione forte nella Curia romana che comincia a tenere d'occhio questi personaggi, li inquisisce, poi giunge attraverso un documento ufficiale della Chiesa emanato da Pio X, un'enciclica, la Pascendi, a condannare il movimento. In conseguenza di questa condanna, Buonaiuti si trova in difficoltà, gli viene tolto l'insegnamento, gli viene tolto anche la direzione di una rivista che lui aveva e comincia una sua vita un po' a margine per ora del mondo credente. Però contemporaneamente lui ha partecipato a un concorso e diventa professore di storia del cristianesimo all'Università di Roma. Questa presenza è una presenza che la Curia romana non gradisce e soprattutto è una presenza che trova un grande avversario in un padre gesuita che scrive e dirige la rivista La Civiltà Cattolica. Il padre gesuita è il padre Enrico Rosa, che fa una serie di interventi, di articoli, di denunce sulle posizioni culturali di Buonaiuti e sulla sua funzione come professore all'università. Per cui comincia tutta una vicenda personale di Buonaiuti che per le pressioni della Curia innanzitutto viene così esautorato dall'insegnamento, perché lui ha un grande fascino, raccoglie molti studenti, con questi studenti crea una specie di comunità che lui chiama coinonia, comunione, si ritrova in montagna con loro d'estate. Tutto questo dimostra la sua capacità pervasiva rispetto ai giovani, ma questo preoccupa la Curia, e che lo allontana dall'insegnamento. Dopo però succede che dopo la guerra sale al governo il fascismo e il fascismo impone il giuramento ai professori universitari. Sono 11 professori in Italia che rifiutano di fare il giuramento. Fra questi 11 c'è Buonaiuti, che dice che lui non giura perché nel Vangelo c'è scritto che non bisogna giurare. Quindi per un motivo profondamente evangelico, non politico in questo senso. Per cui viene allontanato, perde l'insegnamento, perde lo stipendio, perde nel medesimo tempo, era già stato anche scomunicato, viene scomunicato vitando, per cui lui diventa un esule in patria, uno così, quando va in giro a parlare c'è sempre un poliziotto che lo segue e che riferisce quello che lui dice. Da questo momento comincia tutta una sua vita errabonda, trova accoglienza solo nelle comunità degli evangelici che lo chiamano a parlare e fa anche dei corsi all'Università Svizzera di Losanna. E così
comincia una vita di difficile modo di comportarsi, insomma, no? Perché non riesce a parlare, non riesce a diffondere le sue idee. Gli rimane solo il fatto che continua a scrivere, scrive opere di vario genere, dirige delle riviste e in queste riviste continuamente mette a confronto il suo modo di pensare, il modo di pensare del cattolicesimo italiano con lo sviluppo teologico e culturale europeo. Finalmente giunge la guerra, la sconfitta del fascismo, Buonaiuti è pronto, allora vuole ritornare prima di tutto all'insegnamento. E richiede il proprio posto all'Università di Roma, ma i governi democristiani, anzi addirittura anche i governi del Comitato di Liberazione Nazionale, subiscono l'influsso della Curia Romana e non lo rimettono in cattedra, non gli ridanno lo stipendio, e lui ha alcuni momenti così di esasperazione, perché gli si vede tolto a un diritto fondamentale che viene riconosciuto a tanti altri. Lui, perseguitato dal fascismo, non gli viene neppure riconosciuto questo merito di avere così disubbidito da una legge del fascismo. Però questo non gli toglie la sua volontà di vivere e la sua volontà di lottare, fonda dei nuovi giornali, fonda una rivista e vuole di nuovo rientrare nella vita politica. Tanto più che un gruppo di studenti per acclamazione lo impone in un'aula universitaria a riprendere le lezioni. No? Però è giovane, ha poco più di 60 anni, un attacco improvviso di cuore, lui era stato di una salute un po' cagionevole, lo porta irrimediabilmente alla morte e così si conclude la sua vicenda. Con un rimpianto da parte sua di non essere stato ascoltato, ma di essere però, nonostante questo, rimasto fedele alla sua missione e ai suoi ideali. Mi sembra che, al di là dell'oscuramento totale che il Vaticano ha tentato di fare, i problemi sollevati da Buonaiuti restano totalmente aperti. E siamo un po' noi che troviamo questa apertura. Penso al confronto con la modernità, penso al metodo storico critico, penso alla rilettura, alla storia dei dogmi. Questi problemi non si possono più chiudere. Mi sembra che siamo veramente debitori in modo grandissimo alla storia del cristianesimo e a tutta l'opera di Buonaiuti, che queste questioni le ha aperte in modo scientifico, ma anche in modo chiaramente divulgativo. Ma vorrei dire soprattutto due aspetti che mi premono molto. Il primo è che Buonaiuti ha accentuato e ha reso visibile la distanza che esiste tra essere i cristiani del Vangelo e i funzionari di un'istituzione. Molto diversa la faccenda, in verità. E questa è una coscienza difficile però da acquisire. Una cosa è essere discepoli del Nazareno, altra cosa è essere sudditi di un potere vaticano. È importante non sovrapporre le due cose, saper distinguere. Si può essere cristiani senza essere dei sudditi. E mi pare che questo lo stiamo acquisendo con la coscienza di una nuova evangelizzazione. La seconda cosa che mi preme è che, per quanto lo abbiano oscurato, va a finire poi che le operazioni di oscuramento vaticano rendono un grande servizio, perché poi talune persone hanno dato un messaggio così limpido, così chiaro, che è impossibile non ritrovarselo tra i piedi. E questo è l'aspetto molto bello. Io penso che il Concilio, la nuova coscienza umana, le lotte femministe, le lotte dei nuovi soggetti, fanno emergere nella Chiesa che queste persone non si possono cancellare.
Ora, l'istituzione ecclesiastica cattolica ufficiale ha la genialità della cancellazione delle persone, cancella i separati, i divorziati, i preti sposati, le donne, i gay, le lesbiche, ne cancella migliaia, ma poi le persone riemergono. Perché è il Vangelo che fa riemergere le persone. Allora io penso che ho grande fiducia che il messaggio che noi cerchiamo di raccogliere e portare avanti di Buonaiuti è un messaggio che è pieno di futuro, come è pieno di futuro il Vangelo di Gesù. Dunque mi sento un pochino fuori posto in questo incontro dove tutti conoscono bene la figura di Buonaiuti. Io l'ho incontrata un poco per caso, ma mi è stato chiesto di parlare di Buonaiuti nel quadro ecumenico come pastore della Chiesa Metodista di Bologna e quindi ho cercato un poco tra i quattro libri che ho di vedere un poco che traccia c'era del confronto, a volte molto amichevole, a volte molto polemico, che c'è stato tra il mondo evangelico e Buonaiuti. Il mondo evangelico lo ha accolto quando è stato tagliato fuori dagli incarichi soprattutto universitari. C'è stato un rapporto interessante che oggi può tornare di interesse, oggi che l'ecumenismo non è più una dimensione facoltativa, ma un punto di riferimento necessario per tutte le chiese. Quindi di questo cercherò di dare conto nel corso di questo convegno. Grazie.